ci fate qui davanti allo schermo? Sicuramente avete deciso di prendervi una pausa, di dedicare un po' di tempo per voi, ma frasi come "non c'è tempo da perdere, il tempo vola" ci ricordano che non abbiamo tempo per fare tutto ciò che vorremmo fare, perché le giornate, per esempio, non durano 26 ore, avrei bisogno di un'altra vita per fare tutto. Ma la vita sembra troppo corta e non dimentichiamo che il tempo è denaro e pertanto non va sprecato. La nostra società è ossessionata dal tempo e dal suo scorrere. Basta un solo secondo non previsto per mandarci potenzialmente in tilt. Essere produttivi, sempre attivi, non fermarsi mai e anche il tempo dedicato alla produzione dei beni diventa un qualcosa da misurare. Ma come possiamo davvero avere maggiore controllo del tempo e magari vivere più a lungo? Come si fa? Beh, un metodo c'è. Non è facile definire cosa sia il tempo. Secondo una visione psicologica è la dimensione umana per eccellenza, quella che dona valore alla quotidianità e scandisce il nostro processo di crescita. Gli orologi scandiscono precisamente ogni secondo e non sbagliano, e anche noi macchine biologiche abbiamo un orologio interno, è chiamata cronocezione. Un senso che produce nel nostro corpo quel continuum di esperienza alla base della coscienza di sé. Ma c'è qualcosa che non quadra. Per l'uomo questo senso interno non è così preciso come gli orologi. Alcuni secondi di dolore, per esempio, sembrano durare minuti. Le ore ad una festa passano in un attimo e una settimana trascorsa sui libri può svanire completamente dalla memoria. Non sono le uniche stranezze legate alla percezione del tempo. Le emozioni, in particolare, possono influenzare la velocità con cui percepiamo lo scorrere dei minuti e delle ore. Stati emotivi statici come dolore, paura, tristezza e piacere rallentano la percezione del tempo, che viene soggettivamente interpretato come più dilatato. Ed ecco perché tra le tecniche del retail nei centri commerciali c'è quella di avere nel sottosfondo delle musiche non particolarmente felici. Sono proprio diabolici. Emozioni dinamiche come rabbia e gioia invece producono un'accelerazione temporanea soggettiva degli eventi, facendoceli percepire come più veloci. Ma come mai? Sembra sia un fattore evolutivo. Nel caso della paura, ad esempio, la distorsione temporale ci aiuta a ricordare più dettagli rispetto a quell'esperienza in modo da evitarla o affrontarla meglio in futuro. David Eagleman, neuroscienziato del Baylor College of Medicine di Houston, ha dimostrato con uno spettacolare esperimento avvenuto nel 2007 che quando si ha paura il cervello non pensa più velocemente, ma qualcos'altro accade. David ha chiesto ad alcuni volontari di lasciarsi cadere giù da un traliccio alto oltre 45 metri, avvolti da un'imbracatura che li tiene prima di toccare terra. Il salto avviene all'indietro, in modo che il tuffo sia più terrificante. Durante la caduta le cavie devono osservare un grosso cronometro che fa scorrere i numeri in modo velocissimo. Si succedono al ritmo di 20 volte al secondo, appena un po' più rapidamente di ciò che l'uomo riesce a cogliere normalmente. I soggetti dichiarano tutti che la caduta è sembrata interminabile e quando viene chiesto loro di quantificarla, la valutano più lunga in media del 35% rispetto alla realtà. Ma nessuno è riuscito nemmeno a leggere le cifre del display, tutto era troppo veloce. L'esperimento ha dimostrato che la mente spaventata non lavora più in fretta dilatando il tempo, altrimenti sarebbero stati in grado di leggere il cronometro. È solo il ricordo dell'evento ad apparirci più lungo, è la memoria che viene alterata. Ci sono altre emozioni, oltre al terrore, che possono alterare la percezione del tempo. Lo può fare perfino la sensazione di non piacere agli altri. Come ha dimostrato nel 2003, in modo davvero diabolico, la psicologa statunitense John Twain. Twain raduna un gruppetto di persone e chiede loro di fare conoscenza attraverso episodi simpatici. Poi i volontari vengono informati che il lavoro verrà svolto a coppie, quindi devono segnare su un foglio i nomi di alcune persone con le quali vorrebbero lavorare. I volontari sono stati poi chiamati uno ad uno. A metà di loro viene raccontato che sono stati scelti da tutti e che non si è riusciti a formare delle coppie. Agli altri viene detto che nessuno li ha scelti ed è meglio che lavorino da soli.
Alla fine, tutti compilano singolarmente un questionario. Le persone a cui è stato riferito che piacciono a tutti valutano che il test sia durato in media 42,5 secondi, mentre chi era stato rifiutato valuta la durata di 63,6 secondi circa, quasi un terzo del tempo in più. Quindi se una situazione fa schifo, dura pure di più! Ma è una gioia. E quindi come percepiamo il tempo? Cosa succede nel nostro cervello quando ascoltiamo il ritmo di un brano musicale o quando siamo in attesa prima di un appuntamento? Una ricerca ha dimostrato che in una specifica area del sistema nervoso centrale, detta area supplementare motoria, esistono delle vere e proprie mappe del tempo, chiamate cronomappe. Queste cronomappe si occupano di decodificare e percepire lo scorrere del tempo e di scandire i secondi, i minuti e le ore. Lo studio, condotto dall'equipe della professoressa Bueti e pubblicato sulla rivista PLOS Biology, ha spiegato come specifiche porzioni di questa regione del cervello si attivano selettivamente in base a stimoli di diversa durata. Per il riconoscimento delle durate più brevi si mettono al lavoro delle porzioni anteriori di quest'area supplementare motoria. Per quelle più lunghe si attivano le porzioni posteriori. Per le durate invece intermedie si attivano quelle porzioni di area che sono spazialmente tra le une e le altre. Che è pazzesco, perché il tutto diventa come un vero e proprio gradiente spaziale di attivazione. Le neuroscienze e la neuropsicologia ci dicono anche che come percepiamo il passare del tempo è legato a diverse funzioni cognitive. Il passato coinvolge la memoria, mentre quando viviamo e giudichiamo il presente intervengono attenzione e memoria di lavoro. E quando valutiamo e programmiamo il futuro, utilizziamo le funzioni esecutive e la memoria prospettica, che sono indispensabili per portare a termine obiettivi pianificati. Sembra anche che il reddito influenzi la lunghezza soggettiva della nostra vita. Com'è possibile? Quindi Elon Musk, Gates? Secondo Jorgen Suga, studente postdottorato presso il Kavli Institute for Systems of Neuroscience dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia di Stiva, chi ha più possibilità economica è in grado di comprare più esperienze nuove. In questo modo si innesca la formazione di più codici temporali. Sugar però precisa che non è indispensabile avere uno stipendio stellare per avere una vita dinamica e interessante, eh? Signor Muschio e signor Cancelli. Questo sembra suggerire che le persone che possono permettersi di godersi di più vacanze e hobby o che fanno lavori più stimolanti ricorderanno di aver avuto un'esistenza più lunga e quindi la percezione è quella di vivere più a lungo. Pensiamo ad esempio a quando siamo in vacanza, che il tempo sembra volare. Poi una volta tornati a casa, se ripercorriamo con la mente i giorni appena passati, la durata di quelle giornate sembrano lunghissime, piene di novità ed emozioni, soprattutto quel maestro o maestra di Zumba, È quello che alcuni scienziati chiamano il paradosso della vacanza, il fenomeno per cui il tempo ricco di momenti eccitanti sembra molto lungo quando è richiamato alla memoria, ma che è rapidissimo quando lo si vive. Ecco perché Mr. Suga dice: anche se il tempo vola quando ci si diverte, di quell'esperienza si conservano poi molti più ricordi rispetto a un'esperienza noiosa. Però c'è una differenza tra la memoria di lavoro percepita sul momento in cui la si vive e la memoria episodica a lungo termine, quando la viviamo in retrospettiva, pensandola come un ricordo. Prendiamo per esempio quella lezione universitaria noiosa che sembra non finire mai, mettiamo qui, e paragoniamola ad una lezione interessantissima dove il tempo vola, Ha senso, bella, vola, noiosa, che due palle. Ma quando si ripenserà a quelle esperienze come un ricordo, la lezione noiosa ha creato meno codici temporali, meno dettagli, e quindi sarà quasi scomparsa dalla memoria. Mentre la lezione, quella che è volata, quella affascinante, che nel presente è passata proprio in un lampo, avrà lasciato molti ricordi, e quindi in retrospezione sembrerà più lunga. E guarda caso avremo imparato di più. Insomma, il tutto ha a che fare con il crearsi più esperienze variegate possibili, che però siano piacevoli da vivere. Nel presente tutto sarà veloce, ma lascerà la sensazione di una vita lunga e piena.
Servono soldi? Non è detto. Secondo Dan Lloyd, professore di filosofia e neuroscienze presso il Trinity College di Hartford in Connecticut, il benessere potrebbe essere addirittura controproducente. Eh sì, perché una persona ricca può avere più controllo sul proprio ambiente e questo può rendere il tutto monotono e prevedibile. Mentre chi ha minori possibilità economiche ha più opportunità e risorse per sfuggire alle parti noiose e monotone della vita. Occorre raccattarsi, inventarsi cose, portare a casa il pane. È un continuo challenge. Alla fine tutto dipende da come gestiamo ciò che abbiamo e, come la scienza suggerisce in tanti altri studi, tutto dipende da quanta attenzione poniamo al nostro presente. Dobbiamo essere presenti. Ogni istante può essere significativo. Questo è il trucco. E meravigliarsi ad ogni cosa, come fanno i bambini, è l'elisir per vivere più a lungo. Che poi sia una percezione, una questione di quanto vivi come età anagrafica, chi se ne frega? La realtà è soggettiva. La cronocezione è un aspetto estremamente affascinante del nostro corpo. Cerchiamo esperienze piacevoli, eh? E come questi episodi, eh? Questi episodi ci allungano la vita! Alleluia! Raduna un gruppetto, non raggruppa un ruddetto. Stato rifiutato? Rifiutato? Dura piure, ma che cazzo! Porca di quella! Stato rifiutato? Rifiutato! Wow! Sacramento!